Pasqua calcistica comoda, ma a 2 mesi dal mondiale il figlio Paolo, Albertini, Costa Curta meritano qualche attenzione in più. UEA crea subito scompiglio in area di rigore nerazzurra, qui Fontana esce e provvede, ma nulla può al 10° minuto. L'intuizione di Maldini, la stoccata di Georges UEA che anticipa tutti. Il gol del liberiano oggi veramente tornato a grandissimi livelli di rendimento. Ed è ancora UEA che scalda le mani a Fontana dopo questa azione di Leonardo, difesa dei bergamaschi un po' in affanno. E Atalanta che crea l'unica palla gol della partita con questo stacco del giovane Rossini, ma Rossi intuisce e manda in calcio d'angolo. Poi c'è un reclamo di Gallo, forse strattonato da Ba. Tutto regolare per Pellegrino e si va al 40°, sciolto Ba per Albertini, palo dopo il colpo di testa del giocatore della Nazionale. Con il montaggio di Andrea Frisoni, dopo aver visto un cappello sempre in partita, siamo al 6° della ripresa. Sottil viene espulso, noi non sappiamo perché, ma ha visto tutto l'assistente di Pellegrino, Galvani. Forse qualche parola di troppo verso UEA. Comunque le immagini non chiariscono. UEA che si coordina splendidamente all'ottavo ed è il gol del 2-0 dopo il velo di Marcel Desailly. Ancora UEA, ci sono scampoli di partita per Boselli, Carbone caccia, Maniero, Maini e Belluffà. Sorride ed è sereno Georges UEA. E al 41°, combinazione con l'amico Ba ed è questa sventola che porta il Milan sul 3-0, terzo gol di Georges UEA, nono gol in questo campionato, il quarto dopo 3 giorni. Morale, UEA torna grande, il Milan fa il pieno dopo 3 sconfitte consecutive.